un nuovo atteggiamento verso la donna. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Carlo, TV Made in Europe. Buonasera. Primo contatto ufficiale tra Unione Sovietica e Romania dopo la rivoluzione che ha battuto il regime di Ceausescu. Il ministro degli esteri di Mosca, Shevardnadze, si è recato oggi a Bucarest per una visita lampo. Il Cremlino, ha detto Shevardnadze, non ebbe mai contatti con il fronte di salvezza nazionale romeno prima della rivoluzione. Mosca appoggia comunque pienamente il nuovo corso. Il primo vero approccio sovietico alla nuova Romania è avvenuto questa mattina poco prima delle 10.30 locali. Il capo della diplomazia di Mosca, Eduard Shevardnadze, è giunto puntuale all'aeroporto di Bucarest, accolto dal suo collega romeno Celac. Ho vissuto con grande emozione gli avvenimenti della rivoluzione, ha detto appena sceso dall'aereo. Le trasformazioni in atto hanno una storica importanza non solo per il presente, ma anche per l'avvenire dell'intera Europa e di tutto il mondo. Il ministro degli esteri sovietico ha avuto poi colloqui con il presidente Iliescu, il primo ministro Roman e con tutti gli altri alti esponenti del fronte. Sono stati rapporti tra compagni, ha detto Shevardnadze al termine degli incontri. L'agenda dei colloqui è stata molto vasta, a cominciare dagli urgenti aiuti economici all'esame della situazione politica interna ed internazionale. Shevardnadze ha detto che il suo paese invierà immediatamente forniture di gas e petrolio grezzo per aiutare i romeni a sopportare i rigori dell'inverno. Sul piano dei rapporti internazionali sono stati presi in esame i reciproci ruoli all'interno di una nuova Europa allargata, la riduzione dei bilanci militari e le prospettive di trasformazione del patto di Varsavia e della NATO in organismi di consultazione politica. Più difficile è stato invece il dialogo sulla situazione interna della Romania. Resta infatti ancora aperta e discussa la questione della data per le prossime libere elezioni, mentre il fronte le avrebbe già fissate per aprile, i piccoli partiti vorrebbero un rinvio per avere il tempo di organizzarsi, un'esigenza che solo oggi il fronte ha deciso di valutare. Shevardnadze ha dato comunque il suo sostegno al governo romeno, definendo realista la linea politica adottata. In serata, dopo una conferenza stampa, il rappresentante del Cremlino ha fatto ritorno a Mosca. E sempre dalla Romania oggi sono arrivati a Roma i primi 18 bambini romeni adottati da coppie italiane. Le procedure per l'affidamento sono state quasi tutte completate. Nei prossimi giorni lasceranno la Romania circa 150 ragazzi che prenderanno cittadinanza italiana. Negli ultimi anni il dittatore Ceausescu aveva ostacolato l'emigrazione di bambini verso altri paesi. Oggi le autorità romene hanno dato il via libera alle adozioni da parte di coppie straniere. Nel pomeriggio è giunto a Parigi il primo gruppo di 64 piccoli romeni affidati a genitori francesi. La lira italiana da lunedì entrerà nella fascia delle valute forti del sistema monetario europeo. La CE ha deciso l'ingresso della lira nella banda ristretta di oscillazione del 2,25%. La moneta italiana inoltre viene svalutata di fatto del 4%. Sui mercati valutari ieri per la lira è stata una giornata di forti tensioni. In Italia il marco ha sfondato il tetto delle 750 lire. A New York un nuovo balzo fino a 754. In serata la CE ha deciso il riallineamento. Una presa d'atto della svalutazione della lira che solo in dicembre si era deprezzata di fatto rispetto alla forte moneta tedesca di quasi il 2%. La nuova parità centrale sarà fissata lunedì intorno alle 748 lire per un marco. Insieme una decisione difficile e importante per il governo italiano. A 10 anni dall'ingresso nello SME, il sistema monetario europeo, la lira entra nella banda stretta di oscillazione. Le sue variazioni in alto e in basso rispetto alle altre monete, cioè, non saranno più in una fascia del 6% come per la pesetta spagnola, ma solo del 2,25%. Soddisfazione in ambito CE, il presidente dell'esecutivo Jacques Delors parla oggi a Dublino di un rafforzamento del sistema monetario europeo e di un passo verso l'unione monetaria. Resta la debolezza dell'economia italiana con un'inflazione del 6,5% che è doppia rispetto a quelle di Germania e Francia, con problemi oltretutto gravi di deficit e di indebitamento pubblico. Il ministro del Tesoro Carli promette una politica rigorosa di spesa. Per Roma la strada verso l'Europa resta difficile.
E torniamo al fronte dell'est europeo, sempre in movimento. Unione Sovietica e Iran hanno raggiunto a Mosca un accordo per facilitare il libero passaggio tra l'Azerbaigian e l'Iran. Lo ha comunicato poco fa l'agenzia di stampa iraniana IRNA. Da giorni la tensione al confine era fortissima, manifestazioni e scontri violenti si erano verificati per protestare contro le difficoltà poste dal Cremlino ai rapporti tra la maggioranza musulmana azera e i vicini fratelli iraniani. La protesta era alimentata anche dal fatto che 17.000 ettari di terreno fertile era occupato dalle barriere di frontiera, mentre il resto del territorio è montagnoso. Il nuovo leader della SED, del Partito Comunista Tedesco Orientale, Gregor Gysi, ha proposto oggi il dimezzamento degli eserciti delle due Germanie. Il piano di Gysi prevede che in vista di una confederazione fra i due stati tedeschi, tutte le truppe dislocate lungo una fascia di 80 km dalle attuali frontiere vengano ritirate. Se così non sarà, ha spiegato Gysi, tutte le proposte sull'Unione tedesca non saranno credibili. In Bulgaria la polizia ha avvertito che non saranno più tollerate manifestazioni che turbano l'ordine pubblico come quelle in corso da alcuni giorni di fronte al Parlamento e in numerose città del paese. La protesta è rivolta contro la minoranza di origine turca. Il presidente del Parlamento Todorov ha ricevuto oggi una rappresentanza dei manifestanti. Todorov ha ribadito che il governo intende restituire alla minoranza turca tutti i diritti che le erano stati sottratti nel 1984. È una decisione questa che non soddisfa i manifestanti che hanno minacciato di continuare a presidiare il palazzo del Parlamento e iniziare uno sciopero della fame se il governo non rinuncerà al suo progetto. Il leader libico Gheddafi ha fornito la sua versione sulla tragedia del DC-9 Tavia, precipitato nel 1980 nei pressi dell'isola di Ustica. Gheddafi ha affermato che ad abbattere l'aereo civile italiano furono gli Stati Uniti. Pensavano di colpire un'altra aerea, ha spiegato Gheddafi, a bordo del quale mi dovevo trovare io. I caccia americani, ha aggiunto il leader libico, hanno abbattuto quel giorno anche un altro aereo, questa volta di Tripoli. Probabilmente il caccia è precipitato sulle montagne della Sila. Gheddafi non ha però fornito prove alle sue affermazioni. Era una breve pausa, tra poco il telegiornale torna con altre notizie, vedremo inoltre il panorama filmato degli avvenimenti degli ultimi giorni e parleremo della festa dell'Epifania che chiude il ciclo delle festività di fine anno. Fontana di Papa, un miracolo divino. Anteprima dai concessionari Citroën. Fino a 2 milioni di supervalutazione dell'usato per chi acquista a rate una Citroën BX e fino a 1,2 milioni per una X. Un'interpretazione eccezionale. Un'offerta irripetibile. Di nuovo insieme Citroën AX, grandiosa. E Citroën BX, straordinaria, in un'occasione travolgente. In programmazione dai concessionari Citroën fino al 31 gennaio. Gestione familiare 90 è il regalo di Class, per avere sotto controllo giorno per giorno il bilancio familiare. Class e gestione familiare sono in edicola. Piersanti Mattarella, il presidente della regione Sicilia, ucciso 10 anni fa dalla mafia, è stato ricordato oggi pomeriggio dall'Assemblea regionale. Alla cerimonia hanno preso parte Forlani e De Mita, rispettivamente segretario e presidente della Democrazia Cristiana. Cerimonie in ricordo di Mattarella si sono svolte anche stamane, corone di fiori sono state deposte sul luogo dell'omicidio ed è stato piantato un albero di mimose. Il cardinale di Palermo, Pappalardo, ha celebrato una messa di suffragio a cui hanno preso parte molti esponenti della vita pubblica siciliana. Con l'Epifania le lunghe vacanze invernali sono finite. Lunedì 11 milioni di studenti italiani torneranno a scuola. In montagna, nonostante la pochissima neve in questo fine settimana, si è comunque registrato il tutto esaurito. E nelle città si è consumata una delle tradizioni più antiche, l'offerta dei doni dei Re Magi ai presenti. A Roma, come ogni anno il 6 gennaio, appuntamento a Piazza Navona. E questo è il paradiso dei bambini il giorno della Befana, ma anche i grandi sembrano affascinati dalla simpatica vecchina che porta carbone ma anche tanti giocattoli. A proposito, qual è stato il giocattolo più diffuso quest'anno nelle calze? Diversi tipi di giocattoli, per esempio penso le bambole, quelle che parlano, sono quelle che quest'anno vanno meglio. Per quanto riguarda l'allestimento del presepe, però, la tradizione vuole ancora i tipici pastori di terracotta, immortalati in pose sempre uguali da secoli. Questa mattina Befane e Re Magi, personaggi tipici di questa festività, si sono recati in San Pietro per ricevere la benedizione del Papa.
Come tradizione, il 6 gennaio è anche il giorno in cui si assegnano i premi della Lotteria Italia. Il montepremi assomma quest'anno a poco meno di 50 miliardi di lire, mentre i biglietti venduti sono stati oltre 33 milioni. Oltre ai premi di consolazione, quest'anno sono 100 da 250 milioni e 244 da 50, se fortunati si aggiudicheranno le vincite di prima categoria. Il primo premio, come è noto, è di 4 miliardi, gli altri 5 di valore decrescente arrivano fino a 1 miliardo. Ma ecco i 6 fortunati biglietti, fra i quali c'è il vincitore assoluto. Biglietto serie N numero 395893 venduto in provincia di Vercelli, biglietto serie AM numero 625584 venduto a Milano, biglietto serie Z numero 689243 venduto a Verona, biglietto serie Q numero 979595 venduto a Torino, biglietto serie AR numero 690665 venduto a Roma, biglietto serie U numero 097094 venduto a Pozzuoli in provincia di Napoli. Befana Mara per la Torre di Pisa. Da domani alle 15, per la prima volta dopo 8 secoli, il campanile sarà chiuso al pubblico. Il provvedimento, preso dal comune della città toscana dopo una vivace polemica con il ministro dei lavori pubblici, è comunque provvisorio. Il 6 aprile, se saranno completate le opere di consolidamento necessarie per la sua sicurezza, la torre potrebbe essere riaperta. Fino ad oggi il famoso campanile pendente è stato visitato da 18 milioni di persone. Ed è il momento adesso del panorama della settimana, una carrellata dei principali avvenimenti degli ultimi giorni. Domenica, la Romania si prepara a festeggiare il primo capodanno di libertà. Le chiese del paese sono affollate, i patriarchi ortodossi parlano di fratellanza e di riconciliazione. Dopo 40 anni un evento straordinario. La messa domenicale viene trasmessa per radio e per televisione. Il nuovo governo mantiene intanto la sua prima promessa di democrazia. Da oggi è ammesso il pluripartitismo. Lunedì, il mondo si lascia alle spalle un 1989 indimenticabile. Lo dice anche il Papa nel discorso di Capodanno. Nell'est, da Praga a Berlino, comincia il primo anno di libertà. Un milione di berlinesi festeggiano la porta di Brandeburgo. I grandi della terra sottolineano il bisogno di pace tra i popoli. L'Italia, del benvenuto al 1990 con i soliti botti e con il solito tragico bilancio. 2 i morti, 1 è un bambino di 10 anni. Martedì. In Italia le banche riaprono gli sportelli un po' dovunque, ma dopo una settimana di scioperi, ritardi nelle operazioni provocano file interminabili. 3 giorni dopo il ministro del lavoro, Donat Cattin, convoca le parti e chiede una tregua negli scioperi in cambio di una mediazione del governo. Intanto si aggrava di ora in ora la situazione in Marocco, dove una nave iraniana, dopo un incidente, ha riversato in mare 80.000 tonnellate di petrolio. Mercoledì, una foto fatta per venire ai giudici di Locri riaccende le speranze per la vita di Cesare Casella. Il giovane, rapito quasi 2 anni fa, è ritratto con la copia di un giornale datato domenica 31 dicembre. Il segretario democristiano Forlani chiede intanto la pena di morte per i sequestratori, una proposta che indigna tutto il mondo politico, ad eccezione del missino Fini. Giovedì, per gli Stati Uniti è la fine di un incubo. Manuel Antonio Noriega, ex dittatore di Panama, si consegna nella notte ai soldati americani. È rimasto 10 giorni nell'annunziatura apostolica di Città di Panama. In elicottero e poi in aereo, scortato dagli agenti dell'antinarcotici di Washington, viene trasferito a Miami, in Florida. Davanti al giudice, che lo accusa di narcotraffico, si dichiara prigioniero politico. In Pakistan, nelle stesse ore, una gravissima sciagura ferroviaria. 2 treni si scontrano nella piccola stazione di Sanji, 400 i morti, centinaia i feriti. Venerdì, nell'aula bunker di Palermo, il pentito Francesco Marino Mannoia descrive dettagliatamente ai giudici della Corte d'Assise d'Appello i più gravi delitti della mafia, ma si rifiuta di parlare dei rapporti tra Cosa Nostra e politica. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa dava fastidio a tutti, dice Mannoia, e dopo la sua morte e quella voluta della moglie Emanuela Setti Carraro, brindammo in carcere. Tra un minuto TMC News torna con le notizie dello sport. Vi parleremo tra l'altro di sci e della Parigi-Dakar, che ha proposto oggi importanti novità. Ma guarda là, ma che cos'è? È una forza, è come te. È la Peugeot 205 Junior, a morbidi sedili foderati jeans. È questa l'auto giusta che dà. Junior. Wow! 205 Junior, 10.530.000. English is important for my job. It was not difficult to learn.
Do you know how? L'inglese per te. And the stocks will be transferred tomorrow. Un telex a Londra. Sì, subito. L'inglese lo usiamo tutti i giorni. L'inglese per te. In edicola il primo fascicolo, la prima cassetta e il dizionario tascabile a 2000 lire. E con il servizio online hai un esperto a tua disposizione. English takes you everywhere. L'inglese per te. Un corso di lingue De Agostini. La Parigi-Dakar è offerta da Lucky Explorer, il gusto della vittoria. Giornata ricca di importanti novità alla Parigi-Dakar. L'italiano Rioli, primo ad Agadez, ha incrementato il suo vantaggio. Due pericolosi rivali, i francesi Pedrancel e Neves, si sono infatti ritirati. È stato il giorno più lungo, quello che ha tenuto ieri sera più di qualcuno sveglio e preoccupato, oltre il preventivabile. E la spiegazione dei timori che hanno accompagnato la tappa di oggi non è soltanto nei 780 chilometri contemplati nel roadbook. Già dopo 10 chilometri perdevano la retta via i migliori della classifica moto ed il buggy di Auriol, tutti vittime delle inesattezze riportate sul radar. E già sarebbe bastato questo per avvelenare di polemiche la giornata di riposo, fissata per domani. Ma arrivavano poco più tardi le notizie di due importantissimi ritiri. Da prima Cyril Neveu, l'uomo che ha concluso tutte le Dakar della storia vincendone ben 5. Poi il connazionale Peter Ancel, rimasto senza benzina dopo 410 chilometri. Era secondo in classifica a 32 minuti da Orioli ed aveva vinto la speciale di ieri. A metà frazione il caos era totale, gli organizzatori erano costretti ad ordinare un rifornimento supplementare al chilometro 300. Un giallo anche nelle auto. Per diverso tempo le Peugeot di Vatanen e Van Berg venivano date per disperse. Poi il francese recuperava aggiudicandosi la tappa davanti al giapponese Shinozuka. Ma ciò che più conta è la splendida vittoria di Eddie Orioli, sempre più leader della classifica moto. Per lui un giusto e meritato premio, con l'arrivo ad Agadez in pieno deserto, la giornata di sosta, che per tutti risulterà troppo, troppo breve. La Coppa del Mondo di Sci è tornata finalmente in pista dopo infortuni, rinvii e annullamenti che hanno caratterizzato la fine dell'89. L'avvio del nuovo anno ha riportato gli atleti in pista nel primo dei due giganti di Kranjska Gora in Jugoslavia. Sui nemi jugoslavi di Kranjska Gora si è corso il quarto slalom speciale della Coppa del Mondo maschile 89-90, quattro gare, quattro vincitori diversi. Dopo Armin Bittner a Trebdo, Alberto Tomba a Waterville Valley e Thomas Tangassinger a Monsantana, oggi ha vinto Jonas Nilsson, lo svedese campione del mondo nell'85 a Bormio, con una seconda parte di seconda manche assolutamente strepitosa. È riuscito a sopravanzare di un solo centesimo l'austriaco Hubert Strolz per la undicesima volta nella sua carriera, secondo in Coppa del Mondo senza mai essere riuscito a vincere. Al terzo posto Michael Tricher, quarto Nirlik e quinto Strain, che ha completato un vero e proprio trionfo della squadra austriaca, che ha stato quattro atleti nei primi cinque posti. Solo sesto Ole Christian Furuset, che conquista 9 punti, si porta sì al comando della Coppa del Mondo generale, ma dimostra di non poter combattere probabilmente fino alla fine con Firmin Zubrigen, che è uscito nella seconda prova dopo aver fatto segnare il miglior tempo intermedio. Per quanto riguarda gli azzurri, orfani di Alberto Tomba, Kurla Stetter si è classificato al nono posto, Moro 18esimo, Stoic 19esimo. Un vero peccato l'uscita di scena di Roberto Grigis nel corso della prima manche, dove aveva fatto segnare il miglior tempo intermedio. Ha tentato di correre anche Girardelli, che però ancora non si è ripreso dall'infortunio di Sestriere. Dopo una prima manche incolore, nella seconda ha deciso di non prendere il via. Speriamo che domani Grigis riesca a sciare altrettanto bene, ma a concludere tutte e due le manche e a dare una grande soddisfazione agli sportivi italiani. Domani un altro round di Coppa, telecronaca diretta alle 10:15 della prima manche. Anche le donne erano impegnate in uno speciale di Coppa del Mondo a Piancavallo, in provincia di Pordenone. L'ha spuntata la prodigiosa svizzera Franny Schneider. Il terzo slalom femminile di Coppa del Mondo, disputato a Piancavallo in provincia di Pordenone, è stato dominato da Franny Schneider. La fuoriclasse svizzera, reduce da un'operazione subita in artroscopia 3 settimane fa e che le ha impedito un'adeguata preparazione, ha dominato le avversarie aggiudicandosi con netto vantaggio sia la prima che la seconda manche. Alle sue spalle tre austriache, la Meyerhofer, la Strobel e la Wachter, e quindi la jugoslava Sarec. Ecco la Schneider nella conclusione della seconda manche.
Regolare la prestazione delle azzurre, Giovanna Gianera qui in azione è giunta a sedicesima, a ridosso del gruppo delle migliori, dopo aver terminato la prima manche al 19° posto. Cecilia Lucco si è invece classificata 23esima, risalendo dalla 27esima posizione. Il campionato italiano di basket ha iniziato oggi il girone di ritorno con l'anticipo tra Enimont Livorno e Panapesca Montecatini. Il derby toscano è andato alla squadra di casa con il punteggio di 107-93. Domani si svolgeranno gli altri 7 incontri. La capolista Scavolini Pesaro riceve le Cantine Riunite, che dopo il successo di sabato scorso a Varese potrebbe diventare davvero la mazza grande di questa stagione. Affronta invece una trasferta a rischio la Nord Bologna, seconda in graduatoria. A Napoli farà infatti visita ad una Paini che vorrà sfruttare al meglio il doppio impegno casalingo, soprattutto per risollevare le sorti della sua classifica. Del terzetto che insegue la CNOR ha il compito più facile, è quello che attende la Ranger, che a Milano affronterà il fanalino di corda Irgedesio. Il massimo campionato di pallavolo gioca domani la 13esima giornata. Oggi intanto, nel primo dei due anticipi in programma, la Philips Modena ha ottenuto la 13esima vittoria consecutiva, sconfiggendo a Montichiari l'Eurostile per 3-1. Il secondo anticipo avrà inizio invece tra pochi minuti a Bologna e vedrà di fronte Buffetti e Mediolanum Milano. La seconda giornata del nuovo anno ufficializzerà il platonico titolo d'inverno già appannaggio della Philips Modena, ormai irraggiungibile in vetta alla graduatoria. A tentare di mantenere il passo dei modenesi, i cugini della Maxi Cono che affrontano il duro esame di Treviso con la Sisley, terza a due lunghezze della formazione emiliana. In caso di successo i veneti aggancerebbero un secondo posto mai così desiderato. Negli altri incontri in programma si gioca soprattutto per la zona bassa, con l'Elciarro che riceve il modesto Battipaglia, ancora a zero, ed il Gabbiano che cerca il colpo ai danni delle Terme Acireale. Per i quartieri più altolocati invece la Conad Ravenna ospita l'Olio Venturi Spoleto ed il Sernagiotto Padova, l'Alpitour Cuneo. Telemonte Carlo vi proporrà in cronaca diretta il confronto più interessante, quello di Treviso tra Sisley e Maxi Cono Parma. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 17. Tra un minuto ancora sport, parliamo tra l'altro del campionato italiano di calcio che domani comincia a giocare il girone di ritorno. Victor Stein is coming your way now. Tomorrow's look is here today now. It's your time to fly with a Vectra now. It's a Vectra now. Look at Opal now. Se conosci il marketing, è più facile trovare lavoro. Io l'ho trovato. Con i corsi professionali di Agostini hai a disposizione letture, esempi pratici, schede di verifica e in più gli esperti in linea diretta con te. Venditore si nasce, grandi venditori si diventa. È facile con questo corso realizzato con managers e consulenti qualificati. Marketing e vendite, in edicola il primo fascicolo con audiocassetta a sole 2000 lire. Corsi professionali De Agostini in collaborazione con Ipsoa Scuola d'Impresa. Il campionato italiano di calcio vive domani un giorno importante. La Serie A inizia il girone di ritorno, quello della verità. Inizia la discesa, da domani senza freni verso il traguardo del 29 aprile che chiude il campionato di calcio. Il ritorno inizia con un Bologna-Juventus dai contenuti interessanti. I rossoblù di Maifredi non vogliono perdere contatto con la zona UEFA, i bianconeri di Zoff cercano una continuità in sintonia con la loro tradizione, in parte perduta. Il Bologna deve rinunciare a Giovani, infortunato, ma conta sul buon momento del tedesco Vaas. La Juventus rinuncia a Brio, indisponibile, e a Bruno, squalificato. All'andata finì con un pareggio 1-1. Attesa per vedere cosa succede in casa Napoli dopo il 3-0 subito dai partenopei al Flaminio con la Lazio. Bigon fa rientrare Giuliani e Renica che torna dopo 4 mesi ma non può schierare Crippa che segnò il gol della vittoria all'andata. Problemi in attacco per l'Ascoli, in forte dubbio Svetkovic, Garlini e Casagrande. L'Inter invece va a Cremona e con Napoli a portata di mano cercherà senza dubbio i due punti. Anche questa volta Trapattoni non può contare su Mandorlini e Ferri, ma potrà schierare Verdelli. All'andata i nerazzurri si imposero 2-1 con qualche difficoltà. Tutto semplice appare per il Milan che riceve il Cesena, anche perché i bianconeri di Lippi sono privi di 5 titolari. I rossoneri invece, a parte gli infortunati di antica data, schierano la formazione migliore.
La Lazio, dopo il successo sul Napoli, va ad affrontare la Sampdoria con intenzioni guerresche, anche per vendicare lo 0-2 subito all'andata. La Samp dovrà fare a meno degli infortunati Vialli e Pellegrini e degli squalificati Sereso e Mannini. Anche la Lazio, in quanto ad assenze, non scherza, mancheranno Sosa, Marchegiani e Sclosa. La Roma riceve l'Udinese di Marchesi, senza Manfredonia, Geroline e Desideri. I giallorossi hanno comunque l'opportunità di incunearsi nelle trame dell'altissima classifica. Completano la giornata Fiorentina-Bari, Verona-Atalanta e Lecce-Genoa. Il recordman mondiale e campione olimpico Sebastian Coe, a 34 anni, non sembra aver rinunciato a giocare anche in questa stagione un ruolo di protagonista nella specialità a lui più congeniale, quella del mezzofondo veloce. Ad Hobart, in Tasmania, il britannico è stata la star di una gara sui 1000 metri, specialità della quale detiene la migliore prestazione mondiale che stabilì ad Oslo nel lontano 1981 in 2:12:18. Lui, come gli altri campioni, si è trasferito nel sud dell'Australia anche in preparazione dei 14esimi giochi del Commonwealth, che si terranno ad Auckland in Nuova Zelanda alla fine del mese. La gara, tirata nella prima parte dalla lepre di turno, si sviluppava nei 400 metri finali quando Coe prendeva decisamente la testa davanti a Donoghue, resistendo ai tentativi di rimonta per andare tranquillamente a chiudere primo nel tempo di 2:20:09. Non eccezionale, ma comunque indicativo delle buone condizioni di uno dei più grandi atleti della storia di questa specialità. Nuoto, la spedizione italiana in Australia sta riscuotendo successi confortanti, molte le medaglie conquistate sino ad oggi dagli atleti azzurri che pongono l'Italia tra i paesi leader del settore. Il buon momento del nuoto azzurro trova conferma nella vasca australiana di Perth. Dopo il successo di Manuela Melchiorri negli 800 metri, oggi altre medaglie sono andate agli atleti azzurri. Lorenza Vigarani, che vediamo cogliere l'oro nei 200 d'orso, ha ottenuto l'argento nei 100 metri ed è giunta seconda alle spalle dell'americana Wagstaff. Mentre in campo maschile Luca Sacchi ha ottenuto il bronzo nei 200 misti con il tempo di 2:06:56 alle spalle dello statunitense Carnaug e del francese Lefebvre. Giorgio Lamberti, oggi non impegnato in prove individuali, è sceso in vasca per la staffetta, ottenendo il miglior tempo nella sua frazione, ma Trevisan, Braida e Gleria non sono stati all'altezza del campione bresciano, concludendo la gara al sesto posto. Lamberti domani gareggerà nei 100 metri stile libero, mentre il ranista Francesco Postiglione migliora dall'influenza che lo aveva colpito alcuni giorni or sono. Il campionato italiano di rugby ha vissuto oggi l'anticipo della prima giornata di ritorno della Serie A1. Il Nutrilinea Calvisano ha battuto in casa il Brescia per 16-6. La stagione tennistica 1990 si è aperta male per il numero uno del mondo, Ivan Lendl, che al torneo di Salamander Bay è stato eliminato dal sudafricano Van Rensburg. Sempre in Australia, in attesa degli Open, si sta disputando il torneo di Adelaide. Thomas Muster e Jimmy Arias sono i finalisti del Memorial Drive di Adelaide, torneo da $150,000 di montepremi che si disputa sul cemento. L'austriaco Muster ha eliminato in 3-7 lo spagnolo Sergi Bruguera, un 18enne promettente che nella passata stagione ha raggiunto le semifinali agli Open d'Italia. Dopo aver ceduto il primo set 6-2, il più esperto Muster ha chiuso 6-2-7-6 le due successive partite. L'austriaco sarà un cliente ostico per i grandi ai prossimi Open d'Australia che cominceranno il 15 gennaio. La passata stagione, pur essendo stato fermo 6 mesi per un incidente d'auto occorsogli prima della finale di Key Biscayne, Muster ha terminato al 22esimo posto della classifica ATP. Il secondo finalista di Adelaide sarà Jimmy Arias, altro nome illustre del tennis mondiale, oggi un po' in declino. L'americano, numero 88 delle classifiche mondiali, ma è stato in passato tra i primi 10, ha lasciato oggi al francese Florian soltanto 5 game in 2 velocissime partite. TMC News si chiude qui dopo 90x90, un minuto e mezzo verso il mondiale di calcio. Vi ricordo l'appuntamento con il film di cinema Monte Carlo che questa sera è ai ragazzi della compagnia C. Buon proseguimento di serata e a domani. Informazione indipendente. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Tele Monte Carlo.